Infatti Nina l'ha detto, insomma, tutti questi anni spesso, ha detto, ma Rashida, ma come si è fatta a imbambolare in questo posto? Scusa, ti puoi fermare un momento? Scusa, stop, basta, che cazzo stai dicendo? Cosa stai dicendo? Io avevi un compito preciso, quello di chiedere a mia moglie se potevo tornare a casa, mi dovevi aiutare, no? Sì, infatti ti ho aiutato, ma certo, perché a Rashida non dispiace che tu torni a casa. Non lo so, io pensavo che mia moglie in un angolino del suo cuore avesse un po' di amore per me, ma... Ma scusami Soti, ma io dubito che mia moglie direbbe quelle cose di me. Ma cazzo, ma mi è sembrata un'enorme pubblicità al Neo. Ma guarda che sei proprio un mostro. Ma se non è amore quello, allora che cosa lo è? Secondo te adesso io che cosa dovrei fare? Sonny, tu devi aprire la tua porta e andare dritto a casa tua. Tu devi rimetterti in piedi, devi firmare quel contratto col cantiere, devi chiamare gli architetti, i tuoi soci, ci devi parlare, perché è assurdo che tu non parli più con loro. Grazie, tu grazie, devi riprenderti grazie, tutto. Grazie, ecco. grazie. You know, in every evening around 7 o'clock in London, I think of all the actors in all the theatres in London doing their makeup, doing their voice exercises, getting ready, going to the theatre. I think of all the crowds going to the West End, you know, to the National Theatre, to Hampstead, to the East End, to theatres, you know, and I think around 7 o'clock in the UK that all these people are going to see this live event, you know, and I can't tell you how much I've missed it. Abbiamo bisogno di amare, abbiamo bisogno di soffrire, anche se non ci piace, abbiamo bisogno di comprendere la morte e quindi di comprendere il lutto. Questo luogo è abitato da centinaia, migliaia di anni da uno spirito che fa quel cavolo che vuole e se ne infischia di dove vanno le nostre previsioni, i nostri desideri. Quindi da un lato mi affido a questo piccolo dio pieno di ali e di saggezza che va dove vuole.